Se vuoi dimmelo in tedesco, ma mi si parla. Ma svizzero tedesco o svizzero? No, proprio tedesco puro. Pronto? Erika? Sì. Ciao, sono Luca. Luca Napolitano. Sì, sì. Ho letto l'email che hai mandato. Pensi che oltre al talento e alla passione, la fortuna giochi un ruolo importante in una carriera artistica? Se sì, quanta ne hai avuta? Tanta di fortuna. E quindi sono stato fortunato, però dopo 5 anni, nel senso che ho tentato diversi anni di partecipare al programma Amici, poi diciamo dopo il 4 e il 5 si è avverato il desiderio. Non lo capiremo mai, ma questa notte è solo mia. Ciao, mi chiamo Sara. L'ho saputo tramite il forum di Luca, faccio parte del forum di Luca e di Alice e quindi là c'era tutto il programma dei 3 giorni di Luca in Svizzera. Ho portato una mia amica Sandra, ciao. E mio figlio Matteo, che è un suo grande fan. Sono felicissima di aver vinto questo concorso, è la prima volta che lo vedo e quindi mi aspetto, insomma, un bel pomeriggio. Ciao, sono Martina, ho 22 anni, l'ho saputo tramite la newsletter del sito tuttoitalia.ch, ho pensato di partecipare. Ho portato una mia amica, ciao, mi chiamo Lucrezia, da oggi sarà fan. È un'emozione incontrarlo dal vivo per la prima volta. E lascia andare l'infinito. Adesso andare. La ogni secondo e non inseguo l'infinito, non guardo giù e cammino dritto sul passato per stare bene in questo presente, per non cadere, perché inseguendo il tempo andato. Tu devi scrivere quello che dico, no? Sì. Parla lentamente perché salve a tutti. Ma è la prima volta che vieni in Svizzera? È la prima volta che vengo a Zurigo, sono stato a Lugano 2-3 mesi fa. Ok, allora Luca, è davvero infinito il momento magico che stai vivendo. Come ci si sente ad avere già sulle spalle 2 CD di grande successo? Grazie per i 2 CD di grande successo. Per me è strano, ovviamente. Era che questo viaggio è partito da un anno e mezzo e sono felicissimo di aver avuto la possibilità di avere un contratto con la signora che porta le 10 della Warner italiana e poi con la Warner svizzera, speriamo bene, di poter fare un disco, addirittura 2 poi, quindi un EP e l'album. Poi sono stati già dischi d'oro tutti e 2, quindi ancora di più è stata la gioia. Che si prova? Cioè, è un'esperienza strana, pure vedere la tua faccia sul disco, cioè ancora adesso mi fa strano, capito? Come se fosse un'altra persona quella là. Il tuo nuovo album vede la tua partecipazione come autore di alcuni testi. Dove trovi l'ispirazione per scriverli? Di notte, dai sentimenti che nascono ogni giorno, una giornata triste, una giornata particolare, magari anche da un sogno, come è accaduto per un brano dell'infinito. C'è un brano che si intitola Dimenticarmi di te, che sarebbe il decimo, che parla di un tradimento, cosa che spero non sia accaduta, che era un sogno, cioè l'ho fatto di notte, erano più o meno le 4, e ho sognato di essere tradito. E l'ho riportato in una canzone. È un qualcosa che ti parte da dentro. Se vuoi scrivere perché devi, oppure programmi una giornata dalle 16 alle 18 devo scrivere il brano d'amore, non ti verrà mai. Le origini vostre italiane sono? Calabrese. Calabrese, quindi te soppressata e fuori. Anche calabrese. Siciliana. Per me è papà calabrese, mamma marchigiana. Siete più terroni di me. Che sensazioni, emozioni stai vivendo nel fare questa esperienza fuori dai confini italiani? E che cosa ti aspetti da questa tua prima serata in Svizzera interna tedesca? Poi faccio pure una domanda, okay. Che si prova a fare a diventare tipo giornalista per un giorno? È un'esperienza che
già l'Italia, già il contatto con la Warner, considera che per me già è un qualcosa di straordinario. Poi provengo da un piccolo paesino della provincia di Napoli. Trovarmi già a volte a Roma e a Milano, per me già abitare a Roma è stato un successone. Poter fare il cantante, tra virgolette, o cercare di farlo è un altro successo. Poi venire a Zurigo e conoscere Damiano, tutta la Warner Switzerland, è ancora un grande piacere. Comunque sono emozionato pure per stasera. Il mondo della musica è davvero così come lo immaginavi o hai anche avuto qualche piccola delusione? No, ci sono delle cose che non ti deludono, però magari pensavi fosse più un castello e poi magari era una casetta. Però poi ci sono delle altre cose che tu pensavi fossero casette e invece sono dei castelli. Quindi si compensano le cose, ma in tutto. Io la musica pensavo fosse un po' più, come dire, più legata solo ai sentimenti, invece è legata ad altre cose ancora più importanti. Nel senso, mai avrei immaginato di poter essere il testimonial dell'Avis, che ricordo che avete anche in Svizzera, ed è un'iniziativa molto importante perché la musica, oltre a dare tanti messaggi emotivi sull'amore, sui sentimenti, sulla famiglia, dà anche un altro insegnamento importante, che tramite i cantanti abbiamo il ruolo di poter dare un messaggio a voi che state qui in questo momento. Quindi se io in questo momento dicessi bisogna bere l'acqua perché fa bene, magari tu quando torni a casa un sorso d'acqua te lo fai. Se ti dico l'acqua fa male, ti farebbe male. C'è qualcosa della tua vita prima di Amici che ti manca? Bella domanda. Mi manca, a parte la famiglia, quella che facevo prima, però mi manca il fatto di poter essere più libero a volte. Nel senso, magari c'è la giornata che tu vorresti, che ne so, incontrare un vecchio amico e parlare di altro. Invece, purtroppo, ma non per te, per l'amico, capita che il discorso gira sempre intorno a quello che fai tu, non intorno a quello che fa lui. Invece a me magari qualche giorno interesserebbe sapere quello che capita a te, quello che tu fai nella vita. Invece danno poca importanza a se stessi e più a te. Tonia? Sì? Ciao, sono Luca. Ciao. Come stai? Abbastanza. Ti va di uscire con me sabato? Quali sono state le sensazioni che hai provato nell'essere un attore del film A Sud di New York, che uscirà prossimamente in Italia? È stata una bella esperienza, mi sono divertito molto, è stata la mia prima esperienza come attore, spero pure l'ultima per voi, non tanto per me, e quindi è andata bene. Poi l'importante era comporre le colonne sonore del film, un'altra esperienza bella che non so se rifarò perché è difficilissimo. Comunque ci vediamo presto a Giuliao, come hai scritto tu. Ti sei mangiata la N. Un bacione, poi ti vedrai sul video di tutta Italia. Un bacio, ciao Tony, a presto. Ciao, ciao. Ciao Antonio. Antonio. Di Papa di Erica. Ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie, tu? Giustamente, alle 3 si dorme, no? No, perché è entrato per riposo. Eh certo. Lavoro sempre, In questo momento non è in diretta, però ci vedrai sul video e su internet. Su internet, ok. Un bacio, saluto a tutti quelli di tutta Italia. Grazie, saluto a tutti quelli di Italia. Ciao Luca. Fatto tutto lui. Ciao Giuseppe, ti abbiamo chiamato, non hai risposto perché sicuramente sarai impegnato, però ti mandiamo un volantino con l'autografo per te. Con affetto. PS, rispondi la prossima volta. Baci. Ciao a tutti, continuate a seguirmi su www.tuttoitalia.ch. A presto. Com'è stato? Bellissimo. Qualcosa che ti ricordi che ti è rimasto più di tutti? L'emozione di incontrare Luca. È stato divertentissimo, abbiamo fatto 4 risate, Luca è simpaticissimo. Grazie a tutta Italia, grazie a Luca, sei molto simpatico, complimenti.
Grazie a tutta Italia, grazie a Luca, è davvero molto disponibile.